Ciao ciao raga, ciao! Eccoci in un altro video. Questo è un altro video tag. Allora, lo faccio perché mi è piaciuto molto, molto carino, però perché sono stata taggata da chi? Da Osservatrice Scaltra. Un bacione, grazie di avermi taggata. Qui sotto vi metto il link al suo canale, ovviamente, e andate a vederla perché mi piace tantissimo. È il tag dell'amore, dell'amore. E adesso vi dico le domande e non vi risponderò. Vi dico solo le domande. Allora, uno, che cos'è per me l'amore? Ma niente, proprio niente di niente. Cos'è? Una perdita di tempo. Si potrebbe dire tutto ciò che fa girare il mondo, la forza. No, per me non è niente l'amore, niente, c'è solo tristezza infinita. 2. Credi nel colpo di fulmine? Allora, no, io ormai sono cinica, non mi interessano più queste cose qua, capito? No, non credo nel colpo di fulmine, non mi è mai successo. Mi piace vederli nei film. Lì sì, può succedere di tutto. Credi nell'amore a distanza? No, 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 assolutamente no. Che magari invece va molto meglio di una convivenza, non lo so. Detto così, come domanda, a domanda rispondo no, non credo, perché uno che vive da una parte e l'altro che vive dall'altra, se può andare avanti come mia nipote per alcuni mesi, ma sapendo che poi si sarebbero ricongiunti. Beh, definitivamente, allora sì. Ma così forse no. L'amore eterno esiste? No. Ma venite a farmi delle domande così a me. In questo periodo poi è ovvio che vi rispondo depressivamente, si può scrivere. Si può dire, boh. No, non esiste l'amore eterno. Pensate che i miei genitori sono stati sposati 70 anni, ma veramente è una cosa assurda, ma non era, ma non per amore eterno. Quindi per me l'amore eterno, ma non esiste, ma ne ha, cioè mi stanco dopo due. Non esiste. Punto. Qual è stata la tua storia più lunga? Ma bisogna rispondere seriamente a questo tag. Allora. La mia storia, no, io ve l'ho detto. Non, a parte quando ci credevo ancora nell'amore, ma la mia storia più lunga sarà stata un anno, due massimo. No, perché io mi stufo e devo cambiare. La cosa di base, credo, cioè di aver capito adesso, che mi stufo. Ok? Appunto perché non esiste l'amore eterno, ma forse non esiste nemmeno l'amore. Ci si può innamorare, ma poi dopo passa, 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 non è possibile. Auguri ad Alessia e al suo marito, eh sì, e al suo marito, un bacione, che in questa giornata, mentre sto facendo il video, hanno compiuto 17 anni di matrimonio. Ma magari sarà un amore eterno, il primo amore eterno che conoscerò. Non lo so. Poi nei matrimoni ci sono alti e bassi, ma noi stavamo parlando di altre cose, cioè qual è stata la mia storia più lunga, ve l'ho detto. La mia storia più lunga sarà stata un anno o due, poi dopo è finita. E voi direte, ma come? Il matrimonio non è durato 12-13 anni? Appunto, non c'era già più l'amore. Non è stata. La storia del matrimonio non è stata la mia storia d'amore più bella, quindi scusate la voce, ma sono malaticcia, cervicale e sinusite, e sono sotto cura, ma non vi preoccupate, per questa volta mi sa che non morirò ancora, mi spiace. Ma non è stata quella la storia, ecco. Poi, un'altra domanda che non ci vedo, qual è stata la pazzia in amore più grande che hai fatto? Allora, non ho fatto delle pazzie assurde, assolutamente. Beh, siccome io sono molto molto cinica e molto molto fredda,
Io non sono una persona che fa delle pazzie in amore e non le ha mai fatte. Se solo trovassi una persona che mi ricambiasse, un ciccinin, allora sì, perché vorrei dire un'altra scemata, che quando io amo, amo seriamente e fortemente, però si vede che poi non dura nel tempo, forse anche perché non trovo niente dall'altra parte. Non ho fatto grandi pazzie, appunto perché sono fredda e cinica, non ho mai... non mi è mai imbalenata l'idea di fare cose pazze. Ecco, già fare un regalino, cioè anche, non so, per il giorno dell'anniversario, così cos'ha, a me sembrava già di fare tantissimo, anche perché l'altra persona non si ricordava e quindi, capito? La volta dopo già ti arriva il cinismo e dice: ma chi me lo fa fare? E finisce tutto. Quindi non ho fatto grandi pazzie e ho fatto bene, come voleva si dimostrare, ho fatto benissimo, perché tanto non mi è venuto indietro niente, cioè non questo, basta. Un pregio che il tuo lui deve avere, un pregio, sicuramente farmi ridere, cioè proprio, visto che io sono pessimista, almeno che lui sia ottimista. E li ho trovati anche durante la mia lunga e lunghissima vita amorosa, li ho trovati, ma poi avevano, si vede, altri difetti. Hai mai tradito? No. Allora, qui posso dire sinceramente, proprio mettendo la mano sul fuoco, giurando sulla vita dei miei pelosi, potessero morire in questo istante, o potessi morire io in questo istante, non ho mai tradito. Perché? Perché quando sono insieme ad una persona la prendo proprio seriamente, e quindi si vede, perché ultimamente non è che mi sto conoscendo moltissimo, però sto parlando di me forse in terza persona, distaccandomi totalmente e completamente da quella persona lì, ma credo che per me il tradimento sia sempre stata una cosa da non fare, ecco, sì, diciamo così. Perciò non mi interessa poi se gli altri l'hanno fatto verso di me, io non avrei mai perdonato se solo l'avessi saputo, se solo fossi venuta a saperlo, sega che italiano, fantastico direi, non ho sbagliato, giusto? Comunque non ho mai tradito, mai, nemmeno quando l'amore eterno finiva, ma non ho mai tradito lo stesso. Cosa ho fatto? Beh, mi sono separata. Ho fatto prima, ho aspettato, certo, 10 anni, 12, quello che è stato, certo. Ho aspettato anche fin troppo, sono stata fin troppo paziente, però nel frattempo non ho mai tradito, e perché? Per poterlo dire un giorno. Veramente, non sapevo che avrei fatto i video su YouTube, ma sicuramente l'ho fatto per questo, per poter dire un giorno in un video di YouTube: no, non ho mai tradito, giuro. Poi, un difetto, ecco, questo era dopo il pregio, un difetto che il tuo lui non deve avere. Beh, sicuramente, come ha detto Osservatrice Scaltra, che è una ragazza fortissima, intelligentissima, bellissima, veramente. Per fortuna che persone così ce ne sono ancora in giro, perché non lo so, ultimamente certe persone mi stanno deludendo molto, quindi vedere queste personcine un po' carine mi fa ancora piacere, no? Quindi dicevamo, ah sì, che non deve essere assolutamente violento, assolutamente. Questo è proprio il difetto. Io non ne ho mai incontrati e devo dire che... beh, anche questo una bella cosa. Poi, se scoprissi un tradimento, perdoneresti? No, perché io non tradisco e ovviamente voglio che l'altra persona non tradisca. Per me, ve l'ho detto, può succedere che l'amore finisca, e finisce, se finisce, ma anche subito, anche il giorno dopo, ma
Perché portare avanti allora, lasciate perdere me che lo porto avanti un matrimonio, forse l'ho fatto anche, forse per un figlio, forse cercavo di, ma poi alla fine non ce l'ho fatta. Appunto perché forse volevo anche trovare qualcun altro che mi amasse e per cui provare amore eterno, duraturo, fortissimi. E invece non ancora succede. Comunque, preferisco che si dica la verità, non c'è più amore. Beh, cosa c'è? Cioè, voglio dire, succede, non è una cosa che deve essere per sempre, per sempre, per sempre, anche se si è sposati, anche se si convive, anche se si sta insieme senza sposarsi né niente. Cioè, amore può finire, ragazzi, diciamocelo sinceramente. Sarò cinica, ma per me non esiste proprio. Quindi, se l'amore finisce, poi il discorso figli è un'altra cosa. Io ci ho provato, non ci sono riuscita lo stesso, e allora meglio che i figli vivano in una coppia di separati che in una coppia che in cui non c'è reciproca stima, rispetto, si litiga tutti i giorni. Ecco. Poi, un'altra domanda, ah no, l'ho già fatta. Hai mai lasciato, o sei mai stata lasciata? Beh, che ovvio, ovviamente, se è arrivata a questa età, ne ho avute di storielle, storie, storioni, storielle, puzzavano come pesce dopo. Ma allora vediamo. Sì, sono stata lasciata. Da quello che credevo fosse il mio amore eterno, invece, come vedete, non esiste. Perché esiste forse dalla vostra parte, ma se poi non esiste dall'altra, che amore eterno è? Perciò sono stata lasciata e, ma molto, ma molto, ma molto di più, ho lasciato, come adesso, che blocco quelli che mi rompono. Ecco, è la stessa cosa. In amore si fa così. Quante volte sei stata innamorata? Allora, sono stata innamorata una volta, solo nella mia vita, nella mia totalità di vita, nella mia vitissima, una volta sola. Appunto, questo grande, grande, grande amore che doveva essere eterno, sembrava amore, invece era un calesse. Famoso film di Massimo Troisi. Bellissimo, che c'è poi la canzone alla fine, quando, di Pino Daniele. Ecco, ho detto tutto, che piango dall'inizio alla fine. Sembrava amore e invece era un calesse, ma effettivamente è così. Vabbè. Quindi una volta sola nella mia vita, poi tutte le altre sono state. E che non è il mio ex. Ci tengo a ribadirlo, ci tengo a ribadirlo, e anche se mi dovesse vedere, non me ne può fregare di meno. Sembrava amore e invece era un calesse, mi spiace, caro mio ex. Sono stata innamorata di un'altra persona. Però purtroppo è stato quello che mi ha lasciata perché non esiste l'amore eterno. Ecco, insomma, tutto questo si rifà a quella persona. Poi un'altra domanda: per te è più importante l'amicizia o l'amore? Adesso l'amicizia. Non lo so, sapete, nemmeno a 18 anni se avrei risposto l'amore. Boh, neanche a 25, 30, 35, non lo so. L'amore è una bestia strana, molto molto strana. Potrei parlarvene ore ed ore ed ore ed ore, ma non ve ne parlerò. Diciamo che per me adesso, ma sempre, è stata l'importante l'amicizia, che poi anche l'amicizia, ma ne vogliamo parlare? No, anche l'amicizia non esiste, l'amicizia non è duratura, non è eterna. È uguale. No, allora non è. Allora rispondo che non sono importanti nessuno dei due. Cosa è importante per te nella vita? Ecco, niente, nessuno. È so cinica. Quindi, ci hai mai sofferto per amore? Sì. Sì, beh, certo, sempre con quella persona là, è ovvio, no? Se credevo fosse amore, invece era un calesse. Se pensavo fosse eterno, se pensavo fosse vero amore, se pensavo che, invece poi mi ha lasciata, sì, allora ho sofferto per amore, ma solo quella volta lì. Poi dopo, ciao, Pep, non soffrirò mai più. Dunque, c'è qualcosa che vorresti dire ad un tuo ex? Ecco, se appunto. Ai miei ex,
così di qualche storiella e basta. Vorrei dire, beh, grazie, è stato bello, grazie, ciao e arrivederci. Invece al mio ex, quello là, della storia duratura, per sempre, l'amore eterno, magari anche del colpo di fulmine, ma può anche essere, mettiamoci dentro anche quello, tutto in una persona sola, diciamo, poi sconfiatasi come un palloncino. No, io non vorrei dire niente, niente, ma proprio niente, né al mio ex come marito, né agli altri ex. Tanto al mio ex come marito gliel'ho già detto, cioè, anche adesso, quindi è così la vita. Poi tagga tre persone, allora, a parte che taggo tutti e tutte, perché come domande sono veramente carine. Poi se riuscirete anche a rispondere molto più seriamente di come ho fatto io, perché in questo momento non... appunto perché sono cinica, non mi sembra importante niente, nessuno, in questo periodo. Quindi, se volete rifarlo, rifatelo. Se invece... No, non rifatelo. Caspita, sto di... No, io volevo taggare tre persone. Perché? Perché mi piacerebbe sentire quello che hanno da dire loro. Però, se l'hanno già fatto, o se non hanno voglia di farlo, non c'è nessunissimo problema. Allora, dove c'è Viola c'è Paolo e Martino, perché mi piacerebbe sentire, visto che insomma l'età è quella che è anche di Paola, mi piacerebbe sì, sentire cosa da dire lei. Poi di Tremenda 75, voglio sapere assolutamente tutto di Tremenda 75. E invece di una giovanissima, Marina Perino, se le va di fare questo tag, mi piacerebbe sapere da lei, che è giovane, se ha già avuto, non so, tanti ex, tante storie d'amore, così tante da poter fare questo tag e poterne parlare. Molto bene, mettendo a posto il reggiseno che vado dove caspita vuole andare lui, se vi va, io vi saluto, vi bacio, vi abbraccio e tutto quello che volete. Se vi va, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao raga!